Possiamo iniziare, grazie. Bene, allora buonasera. Si è concluso il Consiglio dei Ministri, sono state approvate diversi provvedimenti, decreti legislativi, di cui uno importante anche in maniera definitiva sulla composizione, l'attribuzione e il funzionamento delle commissioni censuarie come applicazione della delega fiscale, molto importante, e anche abbiamo approvato la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza con l'allegato. La notizia principale è che, come il Governo ha sempre detto, il Presidente del Consiglio ha sempre garantito, non vi sarà nessuna manovra aggiuntiva per il 2014, ma credo che il Ministro Padoan saprà spiegarvi nel dettaglio le cose importanti di questa nota di aggiornamento. Prego, Ministro. Grazie, buonasera a tutti. Allora, vi do i tratti essenziali di questa nota di aggiornamento al DEF, che è il quadro entro il quale poi sarà precisata la legge di stabilità, che come sapete sarà presentata al Parlamento a metà ottobre. Il punto di partenza è il quadro macroeconomico molto deteriorato rispetto al DEF di aprile, sia in termini di crescita, che è negativa, sia in termini di inflazione molto bassa. Per cui l'aggiornamento al DEF prevede una crescita di meno 0,3 per il 2014 e di 0,6 positivo per il 2015, prendendo in conto l'impulso alla crescita che sarà contenuto dalla legge di stabilità. L'indebitamento, cioè il deficit, è al 3% per il 2014, scenderà al 2,9% nel 2015, quindi questo importante, fondamentale vincolo richiesto dall'Europa, ma al quale i mercati assegnano notevole importanza, viene pienamente rispettato. Siamo comunque in situazione che richiama le cosiddette circostanze eccezionali, e cioè crescita negativa, che purtroppo significa 3 anni consecutivi di recessione, crescita dei prezzi pressoché vicino allo zero, e questo implica che nell'ambito del quadro di regole europee è lecito immaginare un rallentamento del processo di aggiustamento del cosiddetto saldo strutturale, che avverrà in misura positiva, anche se ridotta rispetto a quanto immaginato nel DEF di aprile di quest'anno, sempre per le medesime ragioni. Questo quadro di aggiornamento al DEF, come detto, definisce i paletti entro i quali verrà precisata la legge di stabilità, però già sono in grado di anticipare alcuni temi generali. Questa legge di stabilità, pur nel massimo rispetto e nel rafforzamento dei vincoli di finanza pubblica, troverà degli spazi di continuo sostegno alla crescita lungo la linea del decreto cosiddetto 80 euro, del decreto 66, ampliandone la prospettiva. Quindi ci sarà la conferma degli 80 euro, ci sarà il rafforzamento del taglio del cuneo fiscale per le imprese, attraverso misure specifiche ancora da precisare. Ci saranno poi importanti risorse messe a disposizione per gli ammortizzatori sociali in senso lato, che permetteranno di dare ulteriore spinta alla riforma del mercato del lavoro, che come sapete è attualmente in discussione. Ci saranno poi risorse che permetteranno un superamento progressivo del patto di stabilità interno, che porterà gli enti locali ad avere una contabilità in pareggio, quindi sarà un significativo miglioramento qualitativo della finanza locale, che permetterà di evitare storture che fino adesso hanno impedito purtroppo l'uso razionale delle risorse a disposizione di comuni e regioni. Tutto ciò, e ho finito perché questo è un quadro molto sintetico, è fortemente collegato alle misure di natura strutturale che il Governo continua a prendere. Qui ricordo 2 filoni lungo i quali il Governo si sta muovendo. Innanzitutto la spending review, che continuerà e sarà approfondita rispetto alle prime scelte prese qualche mese fa, servirà ad accrescere la copertura permanente dei tagli di imposte per famiglie e imprese, e quindi renderà ulteriormente credibile questa operazione, ma allo stesso tempo questo taglio di spesa
permetterà di aumentare i margini di efficienza della spesa pubblica e quindi di rendere più robusto il bilancio pubblico nel medio-lungo termine. E poi le riforme strutturali in senso proprio, a cominciare da quella del lavoro, di cui è inutile che aggiungo informazioni, visto che è al centro del dibattito, ma anche le altre riforme, la cui implementazione va avanti. Il sottosegretario Del Rio ricordava l'approvazione di misure relative alla delega fiscale, che sta continuando il suo iter, ma poi anche le altre misure volte a rimuovere ostacoli alla crescita. Ecco, finisco dicendo che questo insieme di misure va visto, come spesso dico e ci tengo a ribadirlo, un pacchetto unico che agisce tanto dal lato della finanza pubblica quanto dal lato delle misure strutturali, in un contesto nel quale non solo il quadro macroeconomico internazionale globale è sfavorevole, ma anche ovviamente in cui grandezze cruciali come l'inflazione non sono evidentemente sotto il controllo del governo e in questo momento, naturalmente, per un paese ad alto debito come l'Italia, avere una crescita nominale così bassa, un'inflazione così vicina allo zero, se non altro rende più difficile il cammino verso la riduzione del debito, ma questo non significa che il governo non continui a fare uno sforzo che io ritengo considerevole e molto importante per continuare lungo la via della crescita e della stabilità. Grazie. Grazie. Allora, un'altra cosa importante che ho omesso di ricordare all'inizio è che il Ministro Padoan ci ha fatto anche il rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale. Come sapete, questa è una delle piaghe del nostro Paese, quindi un nuovo rapporto sui risultati attesi, e quindi questo è molto, un altro punto molto importante dell'azione di governo insieme alle riforme che sono state elencate. Prego, le domande. Prego. Domenico Giovinazzo, EUNews. Ministro Padoan, lei ha parlato di un ritardo nell'aggiustamento strutturale dei conti. Significa che vi presenterete a Bruxelles chiedendo più tempo? Sa già che lo otterrà? Come si immagina la contrattazione? Grazie, domanda chiara. Sentiamo anche un'altra domanda. D'accordo. Ministro. Lorenzo Totaro, Bloomberg News. Ministro, non ci ha dato la cifra relativa alle previsioni del debito, e a questo proposito potrebbe chiarire anche qual è l'attuale quadro del programma di privatizzazione, se subisce alcuna modifica alla luce di questo aggiornamento, in particolare se è confermata l'obiettivo dello 0,7% del PIL in privatizzazione ogni anno che era stato indicato ad aprile, visto che ci siamo, se colgo l'occasione anche per chiederle se può chiarire se questo 0,7% è per ciascuno dei tre anni o è appunto una media dei tre anni. Grazie. Qualcun altro? Buonasera, Marco Villesci, Repubblica TV. Volevo sapere, a proposito di ammortizzatori sociali, visto che in queste ore insomma c'è parecchio scetticismo, se ci può dire se la cifra è quella di 1,5 miliardi, se è una cifra aggiuntiva, se sono risorse aggiuntive, se sapete già dove trovare le coperture e se con queste risorse avete calcolato quanto si può dare e a quante persone. Grazie. Fermiamo con le prime tre domande e poi casomai facciamo un'altra batteria. Bene? Sì, dunque l'aggiustamento strutturale, che è positivo nel senso che contribuisce all'abbattimento del deficit strutturale, è di dimensione inferiore rispetto a quella che ha applicazione, a valore facciale delle regole richiederebbe 0,5 di aggiustamento di quest'anno. L'aggiustamento è più lento perché, come dicevo prima, noi riteniamo che valga una situazione di circostanze eccezionali, sia per così dire in negativo, visto il quadro fortemente deteriorato rispetto alle cifre che avevamo anticipato nel DEF di aprile di quest'anno, sia in senso positivo perché il governo ha attuato e sta continuando ad attuare ed intensifica l'azione sul piano delle riforme strutturali,
che è esattamente quanto per esempio ci veniva chiesto con varie articolazioni dalle raccomandazioni specifiche per paese che la Commissione europea ha rivolto all'Italia e sulla quale posso anticipare noi siamo assolutamente compliant, se posso usare, mi scuso, un termine inglese, cioè stiamo rispondendo in modo che io ritengo assolutamente soddisfacente a quelle richieste. Mi chiedeva che cosa ha detto Bruxelles. Abbiamo, come richiede tra l'altro la legge del nostro Paese, inviato a Bruxelles il documento di aggiornamento del DEF. Quello che ci aspettiamo è da Prassi che ci sia un giudizio sulla legge di stabilità a partire dal 15 ottobre, quando tutti i Paesi dell'Unione Europea inviano il loro programma di stabilità. Ci sarà poi un periodo di tempo entro il quale la Commissione formulerà le sue valutazioni sulla legge di stabilità, che evidentemente è molto più ricca e articolata di questo documento, che dà, come dicevo prima, solo i grandi numeri e accenna, come ho riassunto, le linee di indirizzo della politica di bilancio. Quindi ci sarà un normale dialogo con Bruxelles nel solco di un rapporto di collaborazione che già si è instaurato sia con la Commissione uscente che con la Commissione entrante. Come sapete, siamo in questa fase di transizione, per cui in realtà abbiamo il doppio dei commissari con cui parlare, il che ci rende molto contenti. Il debito. Grazie per questa domanda di precisazione. A partire dal 2016 si riprenderà il ritmo di 0,5 che porterà al 2017 il pareggio strutturale. Comunque grazie per la precisazione. Sul debito, il debito del 2014 si colloca a 131,7% e sale nel 15 a 133,7. Vorrei sottolineare che questo aumento del debito è da ascriversi al deterioramento del quadro macroeconomico che rende praticamente nulla la crescita del PIL nominale, pur in presenza ovviamente di una crescita del debito. Questo sempre tenendo conto del fatto che di recente l'Italia ha visto aumentare il suo debito per rispondere sia alla necessità di finanziare i cosiddetti fondi salva Stati, sia per la necessità di accelerare, perché ci è richiesto dalla Commissione, ma perché è importante per l'economia, il pagamento dei debiti della PA, e questo naturalmente ha portato a un aumento del debito. Sulla privatizzazione, innanzitutto sui numeri, nella DEF dell'aprile era stata indicata una cifra 0,7 per ciascun anno. A questo punto questa cifra, come lei giustamente indicava, è una cifra media, il che significa che l'ammontare di privatizzazione del 2014 sarà leggermente inferiore a quello previsto, ma sarà recuperato in futuro. Questo perché l'approccio alla privatizzazione, come ho detto spesso, è una strategia complessa, non è semplicemente vendere qualcosa, si tratta di definire la strategia ottimale di valorizzazione degli assets che di proprietà di partecipazione pubblica, in modo tale che si massimizzi naturalmente il ricavo per le casse dello Stato, abbattimento del debito, ma si ottimizzi anche il rapporto fra apertura al mercato e efficienza del management. Quindi in alcuni casi la strategia di privatizzazione in realtà è qualcosa di più complesso che richiede una riorganizzazione interna delle imprese che si vogliono mettere sul mercato. Quindi gli obiettivi rimangono nel medio termine gli stessi, con una modulazione temporale un po' diversa. Riguardo agli ammortizzatori sociali, gli ammortizzatori sociali saranno coperti, come altre voci di uscita, da un insieme di misure di ricavi ottenuti dalla spending review, da alcune misure dal lato delle entrate, che non significano aumenti di imposte, ma significano efficientamento delle entrate, tax expenditure, le cosiddette spese fiscali per intenderci, e l'utilizzazione entro i margini che ho detto dei margini di bilancio. Quindi gli ammortizzatori sociali, adesso non sono in grado di dare una cifra precisa, noi riteniamo che ciò che pensiamo di mettere sul bilancio sia sufficiente ad avviare in modo efficace la riforma del mercato del lavoro che pensiamo entrerà a regime rapidamente. Prego, altre domande? Sì, sono...
rapidamente, grazie. Ah, ecco, ho capito. Allora, scusa Roberto, lo puoi dire tu? Il... 133,4 è il programmatico per il 2015, mentre la cifra indicata 133,7 dal Ministro era riferita alla legislazione vigente. Quindi con la nota di aggiornamento al DEF per il 2015 il debito sarà 133,4 invece di 133,7. Prego. Sì, sono Luciano Cerasa della 7. Volevo sapere, lei ha parlato di un ampliamento dell'applicazione degli 80 euro per il 2015. Intende una conferma, una semplice conferma o un allargamento ad altre categorie? E una seconda domanda, se avete parlato di interventi sul trattamento di fine rapporto. Ci sono altri? Grazie, allora questa è l'ultima domanda. Io ho parlato di ampliamento dell'abbattimento del cuneo fiscale, quindi non avevo specificatamente in mente gli 80 euro, che peraltro saranno confermati nell'attuale configurazione. Quindi stiamo esaminando nell'ambito delle risorse disponibili agevolazioni fiscali, tagli del cuneo fiscale anche per direttamente coinvolgono le imprese. Del TFR non si parla nell'aggiornamento al DEF, è un tema in discussione, ma siamo soltanto a questo livello. Bene, grazie, molte grazie a tutti, buona serata.